oggi parliamo di un centro olistico, di un'associazione culturale dove all'interno si fa anche yoga, Gayatri Yoga Room, questo è il nome dello studio yoga e dell'associazione culturale, ce ne parla l'ideologa Paola Santini. Buonasera. Buonasera, salve. Allora, tu ti occupi di yoga, giusto? All'interno del centro olistico. Sì, io sono la presidente, diciamo, di questa associazione che è nata dall'idea con altre amiche. Sì. Un'altra mia compagna di yoga e un'altra amica che invece si occupa di riflessologia plantare. E nasce un po' per caso, insomma, dall'opportunità di avere uno spazio a disposizione, una passione sconfinata per lo yoga e l'ultimazione, insomma, sì, di un corso per diventare insegnanti che ho seguito io, insomma, nello specifico. Molto bene, quindi allora diciamo lo yoga è la disciplina principale all'interno di questo centro? Diciamo che è la disciplina che quotidianamente viene offerta con corsi quasi tutti i giorni. Ok, allora sappiamo che esistono vari modi, varie metodologie di praticare lo yoga, che insomma ha una tradizione che millenaria. Dalla notte dei tempi. All'interno del vostro studio? All'interno del nostro studio troviamo sicuramente la forma più antica, quella dell'hatha yoga, ma cerchiamo di offrire anche delle chiavi un po' più moderne, per così dire. E quindi offriamo lo stile del Vinyasa, lo stile del Jivamukti, che sono delle pratiche di yoga molto dinamiche, molto attive, con la musica di sottofondo, il canto dei mantra, con riferimenti a testi sacri, quindi cercando di unificare sia l'aspetto più moderno e dinamico alle tradizioni e alla filosofia propria dello yoga. Si muove molto il fisico, si muove molto il corpo, ma la cosa più importante è la connessione, l'interiorizzazione degli insegnamenti della disciplina dello yoga, e si cerca di accompagnare, insomma, i nostri studenti, i nostri associati in questo percorso di crescita. Molto bene, quindi lo yoga è, diciamo, l'elemento principale all'interno del centro, però abbiamo detto che l'idea nasce da te e da altre persone che però ho sentito prima si occupano anche di cose diverse. Sì, esatto, abbiamo appunto un centro olistico che offre servizi di trattamenti benessere mirati appunto al benessere complessivo della persona, riferendosi sempre a delle tradizioni, a delle discipline che vengono dall'Oriente, che sono appunto non convenzionali. Quindi abbiamo la riflessologia plantare, abbiamo un'operatrice Ayurveda, e massaggi shiatsu, piuttosto, insomma, che appunto trattamenti che mirano. E ci sono vari operatori olistici, ognuno che ha la sua disciplina, la sua. Certo, allora questo studio di yoga centralistico Gayatri Yoga Room, nome del mantra più antico e più importante. Oltre appunto le lezioni settimanali di base, invitiamo spesso insegnanti, insomma, anche del calibro, non ti dico internazionale, però insomma nazionale sì, e che sono magari i nostri insegnanti, che insomma insegnano qua a Roma. Hai fatto benissimo a ricordarlo. E allora ricordo ancora a chi ci ascolta: il centro è Gayatri Yoga Room, scritto Gayatri con la Y, quindi se volete seguirlo, se volete in qualche modo approfondire, potete andare sulla pagina Facebook, che è appunto Gayatri Yoga Room, cliccare un mi piace o chiedere l'amicizia. Ci troviamo a Civitavecchia, via Apollo d'Oro 4. E insomma, questa è un po' l'attività che si svolge all'interno del centro olistico, lo yoga al centro, ma poi ci sono anche massaggi shiatsu e tante altre discipline che vengono legate al benessere, che poi vengono portate avanti da operatori olistici specializzati. Grazie Paola Santini. Grazie a voi.